laicità, identità ed etica pubblica. Questi tre principali temi emersi durante la presentazione del libro del senatore Luigi Bobba, Il posto dei cattolici. Nella sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi sono intervenuti, oltre al presidente della provincia Matteo Renzi, il ministro per i rapporti con il Parlamento Vannino Chiti, l'arcivescovo di Firenze Ennio Antonelli, il presidente della fondazione La Pira Mario Primicerio e l'autore del libro, il senatore Luigi Bobba. Al centro del dibattito, moderato dal giornalista Andrea Fagioli, il difficile compito di un cattolico in politica. Ma un libro per tentare di raccogliere le riflessioni che ho avuto nella mia esperienza associativa, quella delle ACLI, e adesso portare questo vissuto dentro l'esperienza politica di un credente che vuole far vivere quei valori anche nelle istituzioni, anche nel campo politico, non per un'invasione di campo, ma perché credo che quei valori possano essere una sorgente per la democrazia e per il bene comune, sia che si sia collocati nell'area di centrosinistra, come sono io, sia nell'altro campo. I cattolici non possono rinunciare alla loro originalità, alla loro cultura e ai loro valori anche nell'agire in politica. Dopo il discorso iniziale di Renzi, che ha ricordato l'importanza di discutere di tali questioni proprio nella sala dove l'epopea della famiglia Medici ha avuto inizio, la parola è passata a Gelli, che ha posto l'accento sul problema dell'identità e della libertà religiosa. Chiti ha invece parlato del nuovo panorama politico italiano che si prospetterà con la creazione del Partito Democratico e ha sottolineato come in questa prospettiva sia fondamentale dare valore anche ai principi di ispirazione religiosa e cattolica. È un tema che è nella storia della nostra società e è di grande attualità perché il sentimento religioso e anche la dimensione pubblica, non privata, del sentimento religioso stanno attraversando con forza la società contemporanea, non soltanto l'Italia. Quindi credo che una cultura laico-progressista che non sentisse l'importanza di misurarsi, di confrontarsi con queste posizioni, perderebbe un rapporto con il mondo concreto in cui viviamo. Il ruolo dei laici in politica e di come essa dovrebbe rappresentare la forma più alta di carità è stato l'oggetto del discorso di Primicerio. A chiudere i lavori è stato l'arcivescovo Antonelli, che ha risposto a chi accusa la Chiesa di ingerenza nel dibattito politico, dicendo che il clero deve poter esprimere la propria opinione sui temi di attualità quali la famiglia, l'etica e la rappresentanza politica. Questo perché la Chiesa, ha proseguito Antonelli, vuole parlare solo alle coscienze senza imporre niente a nessuno.